Diciamo, siamo nel 1940, Voltaire arriva a Roma e nel 1941-42 gli viene affidata immediatamente la Lectio Magistralis per l'inaugurazione dell'anno accademico. Vi leggo il titolo, vi leggo perché non ricordo esattamente a memoria tutto quanto, ma leggo il titolo che è un titolo importante, si intitola «Sui tentativi di applicazione alle matematiche, delle matematiche alle scienze biologiche e sociali». È proprio qui che parte la sua idea di usare la matematica come strumento, quella matematica in cui aveva già ottenuto risultati eccezionali, proprio per dedicarsi a quelle che sono le scienze sociali, prima ancora che quelle biologiche. Nasce così la passione, la seconda passione di Volterra per lo sviluppo delle scienze applicate all'industria, alla vita pratica, alla quotidianità. Ora, quello è un periodo anche particolarmente fertile a livello politico per l'Italia di quel periodo e personaggi come Giolitti o come Francesco Saverionitti decidono di prendere, in realtà credo sia stato Giolitti, decidono di prendere Volterra quando compie 45 anni nel 1905 e di portarlo nel Senato del Regno d'Italia. Ora, Volterra entra in Senato, uno scienziato trasferito in Senato perché dia indirizzi a quella che è la ricerca, a quella che è la scienza di quell'epoca, non esattamente quanto di più normale, di più naturale abbiamo invece in realtà nella seconda metà del Novecento, nell'ultima parte di questi 150 anni. E Volterra comincia a dedicarsi in maniera estremamente proficua a quelle che sono alcune delle attività più importanti, a far nascere alcuni degli istituti più importanti del paese. Per esempio, nel 1907 nasce la Società Italiana per la Promozione della Scienza, la SIPS. Volterra contribuisce in maniera straordinaria a farla nascere. Un anno prima aveva contribuito a far nascere il Politecnico di Torino, e quindi si vede come il matematico si orienta immediatamente a una scienza pratica, avendo studiato per far nascere il Politecnico, avendo studiato quelle che sono le relazioni tra mondo scientifico e industria in Germania e negli Stati Uniti. Perché in realtà questa sua passione per l'applicazione della scienza ha già uno sfogo in altri paesi, ha uno sfogo importante in Germania, ha uno sfogo importante negli Stati Uniti, in mondi diversi. In Germania il rapporto tra scienza e mondo produttivo è soprattutto guidato dallo Stato, mentre invece negli Stati Uniti, ancora come succede oggi, è il mondo della concorrenza, il mondo della competitività che fa sì che in realtà molti professori universitari si dedichino anche ad attività, tra virgolette, industriali. Le start-up della Silicon Valley sono nate così. E Volterra si ispira un pochino a questi due mondi per cercare di capire come favorire anche in Italia il passaggio dalla ricerca pura a quello che è poi il trasferimento tecnologico, come lo chiamiamo oggi, e far diventare in qualche modo la scienza qualcosa di pratico e di uso pratico. Una cosa interessante, una delle cose più interessanti, è proprio la prolusione che fa Volterra nel 1907 nel discorso di fondazione della SIPS. Perché, e qui devo leggerne una parte, perché è assolutamente affascinante, dice: «Si può affermare che il concetto della scienza e il valore di essa presso il pubblico sono oggi profondamente cambiati solo rispetto ad un mezzo secolo fa». Per cui già si rende conto che rispetto alla metà dell'Ottocento la scienza è entrata molto di più nella vita pratica. Infatti dice, infatti le più moderne scoperte, quelle stesse a cui la maggior parte della nostra generazione ha assistito, furono viste da tutti nascere e svilupparsi nei gabinetti scientifici e di qui diffondersi nelle officine e invadere il campo della vita pratica. Ora, non è una visione così banale per un matematico, per quanto un matematico con una straordinaria capacità di integrare la sua passione per la matematica e la vita pratica. In realtà Volterra da questa prolusione prende spunto e trae ispirazione per cominciare a lavorare seriamente alla nascita di quelli che sono grandi enti di ricerca, enti pubblici di ricerca italiani. Per esempio, dalla SIPS nasce quello che viene chiamato il Comitato Talassografico Italiano, che è un istituto di ricerca sul mare che rinvigorisce le ricerche sul Mediterraneo, che si erano un poco spente in quegli anni, e comincia ad essere un laboratorio dove Volterra riesce a far confluire quelle che sono alcune delle più interessanti energie del paese. In realtà in questa impresa ha come collaboratore in particolare Bonaldo Stringer, che fu anche il primo governatore della Banca d'Italia.
E Stringer sarà sempre, per quella che è la carriera di manager della scienza di Volterra, al fianco di Volterra nel finanziare ricerche e nuovi istituti, soprattutto con un orientamento dell'applicazione della scienza alla vita pratica. Ora, poi la vita di Volterra è anche particolarmente avventurosa, anche se quest'uomo straordinario in realtà non aveva quest'aria così avventurosa, però era un personaggio davvero straordinario e qualche anno dopo questa nascita dell'Istituto Talassografico, l'Italia sta per entrare in guerra, la prima guerra mondiale, siamo nel 1914 e Volterra è uno di quelli che sono decisamente favorevoli all'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale al fianco di Francia e Inghilterra. Tanto che nel 1915, a 55 anni, quando l'Italia dichiara guerra alla Germania e all'Austria, Volterra va volontario nell'esercito, dove ovviamente non avrà una parte esecutiva, ma una parte soprattutto teorica, tiene soprattutto i contatti con il mondo scientifico statunitense, dove già aveva fatto amicizia con un personaggio importantissimo che è George Ellery Hale, il personaggio a cui è stato intitolato anni dopo il telescopio di Monte Palomar, ed è stato un personaggio fondamentale nella nascita del California Institute of Technology. In tutto questo si vede come le amicizie, anche i rapporti internazionali di Volterra, sono rapporti orientati soprattutto a portare la scienza alle applicazioni pratiche. Questo durante gli anni della guerra appunto ha un ruolo importantissimo di link, di connessione tra la scienza italiana, il mondo scientifico italiano e il mondo scientifico statunitense ed europeo, inglese e francese, e continua a fare quelle che sono le sue fondamentali attività di ricerca. Dopo questa esperienza, avendo un grosso sguardo internazionale, vedendo veramente come nel resto del mondo si è organizzata la ricerca che funziona, ricerca che non trascura la scienza di base, ma allo stesso tempo ha un forte orientamento pratico, Volterra, subito dopo la guerra, comincia a pensare a un grande ente pubblico di ricerca che sia un po' il coordinatore della scienza italiana. Ed è così che, da senatore, con amicizie importanti e legami importanti con la comunità scientifica all'estero, amicizie importanti nella politica, nel 1923, in quegli anni diventa anche prima presidente dell'Accademia dei 40 e poi presidente dell'Accademia dei Lincei, per cui ormai è probabilmente il personaggio più in vista della scienza italiana anche a livello di gestione della scienza e di management della scienza. Volterra nel 1923 riesce, dopo 4 anni, a far approvare quello che è il suo più grande progetto, il suo più importante successo politico probabilmente, e far nascere il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.